Luca Albertoni ed Alessandro Vanneschi sono stati condannati a 6 anni di reclusione, 3 per la morte in conseguenza di un altro reato e 3 per la tentata violenza sessuale di gruppo. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo. Sono 7 anni e 4 mesi, voglio dire che cerchiamo di capire che cosa era successo. È un pochino, ecco, qualcosa si è capito, non si è capito che qualcuno ha fatto del male a mia figlia non c'è più, loro sono contenti, vivono tranquilli nelle loro case, via dicendo, e volevano ancora peggio, volevano dire che Martina era un poco di buono, che Martina era amata, Martina era la ragazza più bella del mondo. I due giovani aretini sono accusati della morte di Martina Rossi, la studentessa ligure precipitata dal 6° piano dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. Se posso, anche un pensiero all'autorità spagnola, che ha ritenuto non meritevoli questi ragazzi nemmeno di essere iscritti nel registro degli indagati, che si sbrighino questa sera stessa a chiamare i genitori portandogli le scuse della Spagna. Secondo l'accusa, la ragazza stava cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Il procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, aveva chiesto una condanna a 7 anni di reclusione per entrambi gli imputati. Piccolo pensiero, questo mi sia consentito, ai genitori di Martina che dal primo giorno, con grande dignità, con grande compostezza, ma fin dal primo giorno non hanno mai smesso di lottare per la loro figlia. Gli avvocati e i difensori adesso impugneranno la sentenza. Non sono assolutamente sicuro dell'innocenza del mio assistito. Ci sono 3 gradi di giudizio. Se ci sono 3 gradi di giudizio è evidentemente perché i giudici possono sbagliare. E quindi impugneremo la sentenza e andiamo avanti. Sono fiducioso nell'appello.